Buongiorno e permettetemi innanzitutto di ringraziare il presidente Franciosa, il presidente dell'Umpli della Puglia, l'Umpli delle due regioni per avermi voluto qui con voi in questa giornata importante, importante per voi ma importante per l'intero territorio nazionale perché come si ricordava prima il governo ha voluto dedicare il 26 ottobre questa giornata proprio alle tradizioni e al folklore, a segnalare probabilmente come le tradizioni e il folklore abbiano una loro funzione anche nell'Italia di oggi, nella realtà contemporanea. Prima di cominciare, spero di intrattenervi per non molto, anzi per pochi minuti, per non appesantire troppo la giornata, permettetemi anche di ringraziare i presidenti delle due reti, Vespe e Stasi, per le belle parole che hanno usato nei miei confronti. E loro sanno bene entrambi quando io sia legato alle realtà che rappresentano, accetture negli orizzonti della mia formazione. Da quando ero ancora studente ci sono andato per la prima volta con un gruppo dell'Università di Bari quando ero studente per assistere e partecipare alla festa, e da allora ho avuto, come dire, una continuità di frequentazione con accettura a cui mi legano anche relazioni affettive molto forti, e così come Tricarico è nell'orizzonte non soltanto mio ma di tutti gli studiosi di antropologia e di scienze sociali, lo ricordava l'avvocato Stasi prima, perché Tricarico significa Rocco Scodellaro. Per me, che avevo un rapporto di stima profonda, significa anche Rocco Mazzarone, grande personaggio, grande intellettuale di questa regione. Quindi io li ringrazio, ma vorrei ancora testimoniare quanto i culti arborei da una parte e i carnevali dall'altra stiano dentro la mia attività di studioso ma anche di persona, e aver dedicato e continuare a dedicare anche riflessioni e pagine dei miei scritti a questi due fenomeni è per me un motivo centrale della mia attività. Ecco, dopo queste parole iniziali, io vorrei partire proprio dal concetto di tradizione, dal concetto di folklore, perché è bene che ricordiamo sempre di che cosa stiamo parlando, perché ne possiamo esserne consapevoli. Allora, come molti di voi sanno, spero tutti, la parola folklore ha la sua radice in una parola latina, la traditio, e si collega al verbo tradere, che significa, è un verbo che significa per i romani consegnare. La traditio nell'antica Roma era l'atto di consegna dei trofei da parte del senato e quindi del popolo romano al vincitore delle campagne di guerra. C'era una cerimonia e c'era la traditio, che era la consegna dei premi. Quindi, come dire, la traditio era qualche cosa che veniva trasmesso da un popolo a delle persone per meriti acquisiti. Successivamente la parola tradizio nell'uso della lingua italiana ha assunto il significato di tradizione, e nel ricordo dell'etimologia iniziale, quindi tradizione ha a che fare con un processo di trasmissione. La tradizione esiste perché c'è qualcosa che viene trasmesso da un individuo ad un altro, da un contesto ad un altro, da una generazione ad un'altra, come una forma di lascito. Quindi la tradizione si configura anche come una eredità culturale. Insisto su questo rapporto intergenerazionale. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché se le tradizioni popolari sono sempre esistite, sono oggi molto vive e continueranno ad esistere,
è proprio per la dinamicità che è connessa al processo trasmissivo. Questo che cosa significa? Che paradossalmente, in maniera apparentemente paradossale, in realtà le tradizioni esistono non perché siano uguali a se stesse, ma perché cambiano. Cioè non esisterebbe la tradizione se non esistesse il cambiamento, cioè la capacità delle tradizioni e di coloro che ne sono portatori di adeguare volta a volta le tradizioni, ciò che è costituisce questo lascito ereditario alle esigenze della società del presente. Quindi il folklore e la tradizione non sono qualcosa di anacronistico, non sono qualche cosa che appartiene al passato e che dal passato si è conservato inerte fino a noi, ma è qualche cosa che le comunità del presente rielaborano, manipolano, vivono, fanno corrispondere a delle esigenze di tipo culturale, di tipo sociale, che sono quelle del mondo in cui vivo. Quindi le tradizioni sono segno di modernità, non sono segno di passato e di arretratezza. Io questo ci tengo sempre molto a sottolinearlo, anche con i miei studenti, lo faccio sempre nella lezione di apertura del mio corso annuale di storia delle tradizioni popolari. Credo che sia opportuno sottolineare la parola folklore. Folklore è un po' stato utilizzato sempre come sinonimo di tradizione, per quei pochi che non lo sanno, la parola folklore ha un atto di nascita ben preciso, no? Mentre la tradizione è derivazione dal latino tradizio, come vi dicevo, la parola folklore invece nasce in Inghilterra e nasce per un'invenzione, cioè una parola di nuovo conio, ha anche una precisa data di nascita che è il 26 agosto del 1846, quando un antiquario inglese, cioè uno studioso dell'antichità, un archeologo come erano gli archeologi in età romantica, scrive ad un giornale, ad una rivista ateniese che si chiamava Ateneum, scrive circa la necessità di conservare ciò che proveniva dalle epoche passate del popolo insieme e che rischia, siamo a metà dell'Ottocento, rischia di essere spazzato via dalla modernizzazione a metà Ottocento, per cui questi elementi che stanno ancora soltanto nella memoria degli anziani bisogna fermarlo. E come si fermano? Attraverso la scrittura. Quindi l'invito era a questo giornale a pubblicare le tradizioni prima che si perdessero. E come venivano chiamate le tradizioni? Fino a quel momento non c'era un nome unitario che considerasse come un unico complesso i canti popolari, le fiabe, i proverbi, gli indovinelli, le credenze, i modi di dire, le consuetudini delle popolazioni. Ebbene, per dare un nome a questo complesso, questo archeologo che si chiamava William John Toms proponeva di unire due parole della lingua sassone, folk, che significava popolo, e lore, che significava sapere, conoscenza. Quindi folklore nasce come sapere del popolo e con un senso probabilmente sbagliato, potremmo dire ex post, cioè come esattamente il contrario, come vi dicevo prima, cioè come qualcosa che appartiene al passato, che sta solo nella memoria degli anziani, che dobbiamo recuperare altrimenti lo perdiamo. Perché è sbagliato questo concetto? Ma lo diciamo oggi. Nell'Ottocento si ragionava in maniera ovviamente diversa. Perché se fosse stato vero quello che Toms sosteneva, le tradizioni sarebbero morte. Sarebbero morte, cioè si sarebbero esaurite con la fine di una generazione. E invece c'è questa continuità. Quindi le tradizioni come elemento di continuità e di connessione tra le generazioni, le tradizioni come cambiamento, come qualche cosa che vive ed è funzionale alle società nelle quali si ritrovano.
Sono anche molto contento, devo dire, oggi che questa, oggi e domani, questa manifestazione si svolge insieme tra le proloco delle due regioni. Perché? Perché le proloco si occupano di tradizioni e le tradizioni non hanno confini. Le tradizioni sono sono processi culturali, prima ancora che prodotti, sono processi culturali di tipo transnazionale, che differenziano le popolazioni, nel senso che ciascuno rivendica le proprie, ma soprattutto che uniscono. Ecco, nel nome delle tradizioni e del folklore si possono ritrovare motivi di unità. E d'altra parte, in piccolo, la creazione delle reti, no, è rivelatore di questa unità. Poi è chiaro che ciascuno ha le sue particolarità, no? Ad accettura il trasporto tra i due alberi avviene da due diversi boschi e quindi gli alberi appartengono a specie differenti, a Castelsaraceno e a Rotonda invece no, vengono dallo stesso bosco e sono più o meno della stessa specie. E così via. Poi è chiaro che ci sono delle differenze, delle varianti, ecco, gli studiosi di tradizioni popolari chiamano queste differenze le varianti rispetto ad un archetipo, dicono, si diceva una volta, cioè al modello che si avvicina più a quello originale e che, trattandosi il folklore di qualche cosa che ha a che fare soprattutto con l'oralità, con la gestualità, è difficile individuare nel tempo e nello spazio. Però quello che possiamo individuare è il modello che più si avvicina all'antico, ma non il modello più antico. Per questo io dico sempre, rivendicare una maggiore o una minore antichità quando si parla di folklore è un esercizio inutile, è un esercizio che non porta da nessuna parte, perché questa è un'operazione che non è possibile fare. Magari che agli studiosi, prima ancora che agli operatori, piacerebbe fare, perché sarebbe come fare delle scoperte, no? Come le scoperte che fanno gli scienziati, ma non è possibile, dobbiamo avere, come dire, la consapevolezza che non è possibile. Quindi voglio dire, tra Montescaglioso e Tricarico non sarà mai possibile dire quale dei due carnevali sia più antichi. Magari poi a Tricarico continueranno a dire il nostro, a Montescaglioso faranno la stessa cosa, e così vale per i culti arbori, ma come per qualsiasi altra tradizione che si possa ritrovare in qualsiasi parte del mondo. Bene. Se le cose stanno così, perché noi parliamo di tradizioni che le rappresentano? Accetture negli orizzonti della mia formazione, da quando ero ancora studente, ci sono andato per la prima volta con un gruppo dell'Università di Bari, quando ero studente, per assistere e partecipare alla festa, e da allora ho avuto, come dire, una continuità di frequentazione con Accettura, a cui mi legano anche relazioni affettive molto forti, e così come Tricarico è nell'orizzonte non soltanto mio ma di tutti gli studiosi di antropologia e di scienze sociali, lo ricordava l'avvocato Stasi prima, perché Tricarico significa Rocco Scodellaro. Per me, che avevo un rapporto di stima profonda, significa anche Rocco Mazzarone, grande personaggio, grande intellettuale di questa regione. Quindi io li ringrazio, ma vorrei ancora testimoniare quanto i culti arborei da una parte e i carnevali dall'altra stiano dentro la mia attività di studioso, ma anche di persona, e aver dedicato e continuare a dedicare anche riflessioni e pagine dei miei scritti a questi due fenomeni è per me un motivo centrale della mia attività. Ecco, dopo queste parole iniziali, io vorrei partire proprio dal concetto di tradizione, dal concetto di folklore, perché è bene che ricordiamo sempre di che cosa stiamo parlando, perché ne possiamo esserne consapevoli. Allora, come molti di voi sanno, spero tutti,
La parola folklore ha la sua radice in una parola latina, la traditio, e si collega al verbo tradere, che significa, è un verbo che significa per i romani consegnare. La traditio nell'antica Roma era l'atto di consegna dei trofei da parte del Senato e quindi del popolo romano al vincitore delle campagne di guerra. C'era una cerimonia e c'era la traditio, che era la consegna dei premi. Quindi, come dire, la traditio era qualche cosa che veniva trasmesso da un popolo a delle persone per meriti acquisiti. Successivamente questa, la parola traditio nell'uso della lingua italiana ha assunto il significato di tradizione, e nel ricordo dell'etimologia iniziale, quindi tradizione ha a che fare con un processo di trasmissione. La tradizione esiste perché c'è qualcosa che viene trasmesso da un individuo ad un altro, da un contesto ad un altro, da una generazione ad un'altra, come una forma di lascito. Quindi la tradizione si configura anche come una eredità culturale. Insisto su questo rapporto intergenerazionale. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché se le tradizioni popolari sono sempre esistite, sono oggi molto vive e continueranno ad esistere, è proprio per la dinamicità che è connessa al processo trasmissivo. Questo che cosa significa? Che paradossalmente, in maniera apparentemente paradossale, in realtà le tradizioni esistono non perché siano uguali a se stesse, ma perché cambiano. Cioè non esisterebbe la tradizione se non esistesse il cambiamento, cioè la capacità delle tradizioni e di coloro che ne sono portatori di adeguare volta a volta le tradizioni, ciò che costituisce questo lascito ereditario, alle esigenze della società del presente. Quindi il folklore e la tradizione non sono qualcosa di anacronistico, non sono qualche cosa che appartiene al passato e che dal passato si è conservato inerte fino a noi, ma è qualche cosa che le comunità del presente rielaborano, manipolano, vivono, fanno corrispondere a delle esigenze di tipo culturale, di tipo sociale, che sono quelle del mondo in cui vivo. Quindi le tradizioni sono segno di modernità, non sono segno di passato e di arretratezza. Io questo ci tengo sempre molto a sottolinearlo, anche con i miei studenti, lo faccio sempre nella lezione di apertura del mio corso annuale di storia delle tradizioni popolari. Credo che sia opportuno sottolineare la parola folklore. Folklore è un po' stato utilizzato sempre come sinonimo di tradizione, per quei pochi che non lo sanno, la parola folklore ha un atto di nascita ben preciso, no? Mentre la tradizione è derivazione dal latino tradizio, come vi dicevo, la parola folklore invece nasce in Inghilterra e nasce per un'invenzione, cioè una parola di nuovo conio, ha anche una precisa data di nascita, che è il 26 agosto del 1846, quando un antiquario inglese, cioè uno studioso dell'antichità, un archeologo come erano gli archeologi in età romantica, scrive ad un giornale, ad una rivista ateniese che si chiamava Ateneum, scrive circa la necessità di conservare ciò che proveniva dalle epoche passate del popolo insieme e che rischia, siamo a metà dell'Ottocento, rischia di essere spazzato via dalla modernizzazione a metà Ottocento, per cui questi elementi che stanno ancora soltanto nella memoria degli anziani bisogna fermarlo. E come si fermano? Attraverso la scrittura. Quindi l'invito era a questo giornale a pubblicare le tradizioni prima che si perdessero. E come venivano chiamate le tradizioni? Fino a quel momento non c'era un nome unitario che
considerasse come un unico complesso i canti popolari, le fiabe, i proverbi, gli indovinelli, le credenze, i modi di dire, le consuetudini delle popolazioni. Ebbene, per dare un nome a questo complesso, questo archeologo, che si chiamava William John Thoms, proponeva di unire due parole della lingua sassone: folk, che significava popolo, e lore, che significava sapere, conoscenza. Quindi folklore nasce come sapere del popolo. Con un senso probabilmente sbagliato, potremmo dire, ex post, cioè come esattamente il contrario, come vi dicevo prima, cioè come qualcosa che appartiene al passato, che sta solo nella memoria degli anziani, che dobbiamo recuperare altrimenti lo perdiamo. Perché è sbagliato questo concetto? Ma lo diciamo oggi. Nell'Ottocento si ragionava in maniera ovviamente diversa, perché se fosse stato vero quello che Thoms sosteneva, le tradizioni sarebbero morte. Sarebbero morte, cioè si sarebbero esaurite con la fine di una generazione. E invece c'è questa continuità. Quindi le tradizioni, come elemento di continuità e di connessione tra le generazioni, le tradizioni come cambiamento, come qualche cosa che vive ed è funzionale alle società nelle quali si ritrovano. Sono anche molto contento, devo dire, oggi che manifestazione si svolge insieme tra le proloco delle due regioni. Perché? Perché le proloco si occupano di tradizioni e le tradizioni non hanno confini. Le tradizioni sono processi culturali, prima ancora che prodotti, sono processi culturali di tipo transnazionale che differenziano le popolazioni, nel senso che ciascuno rivendica le proprie, ma soprattutto che uniscono. Ecco, nel nome delle tradizioni e del folklore si possono ritrovare motivi di unità. E d'altra parte, in piccolo, la creazione delle reti, no, è rivelatore di questa unità. Poi è chiaro che ciascuno ha le sue particolarità, no, ad accettura il trasporto tra i due alberi avviene da due diversi boschi, e quindi gli alberi appartengono a specie differenti. A Castel Saraceno e a Rotonda invece no, vengono dallo stesso bosco e sono più o meno della stessa specie, e così via. Poi è chiaro che ci sono delle differenze, delle varianti. Ecco, gli studiosi di tradizioni popolari chiamano queste differenze le varianti rispetto ad un archetipo, si diceva una volta, cioè al modello che si avvicina più a quello originale e che, trattandosi il folklore di qualche cosa che ha a che fare soprattutto con l'oralità, con la gestualità, è difficile individuare nel tempo e nello spazio. Però quello che possiamo individuare è il modello che più si avvicina all'antico, ma non il modello più antico. Per questo io dico sempre: rivendicare una maggiore o una minore antichità quando si parla di folklore è un esercizio inutile, è un esercizio che non porta da nessuna parte, perché questa è un'operazione che non è possibile fare. Magari agli studiosi, prima ancora che agli operatori, piacerebbe fare, perché sarebbe come fare delle scoperte, no? Come le scoperte che fanno gli scienziati, ma non è possibile. Dobbiamo avere, come dire, la consapevolezza che non è possibile. Quindi, voglio dire, tra Montescaglioso e Tricarico non sarà mai possibile dire quale dei due carnevali sia più antichi. Magari poi a Tricarico continueranno a dire il nostro, a Montescaglioso faranno la stessa cosa, e così vale per i culti arborei, ma come per qualsiasi altra tradizione che si possa ritrovare in qualsiasi parte del mondo. Bene. Se le cose stanno così, perché noi parliamo di tradizioni nell'età contemporanea? Beh, perché le tradizioni di oggi
sono profondamente diverse dalle tradizioni. Ieri lo dicevamo, la tradizione esiste perché c'è, esiste il cambiamento. E perché sono... Ecco, potrei parafrasare il titolo di un articolo importante, di un saggio importante scritto negli anni 70 da uno dei più principali studiosi francesi su questi temi, che si chiama Gérard Lanclou, il quale scriveva più o meno: la tradizione non è più quella di un tempo. Che cosa significa tradizione non è quella più su un tempo? Beh, io ho cominciato a studiare tradizioni popolari in una fase che poi in un mio scritto recente ho definito crepuscolare. Cioè ho cominciato a studiare negli anni 70, quando mi sono iscritto all'università, e ho studiato tradizioni popolari con il mio maestro, che come dire, mi piace ricordare anche un trait d'union tra queste due regioni, perché il mio maestro si chiamava Giovanni Battista Bronzini, era materano, nato a Matera, ma per 40 anni ha insegnato storia delle tradizioni popolari nell'Università di Bari, dove è stato direttore per tanti anni dell'Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari, formando diverse generazioni di giovani e di studiosi di tradizioni popolari, sia pugliesi che lucani. Ad Acettura esiste una piazzetta che è dedicata a Giovanni Battista Bronzini, che è proprio la piazzetta dove il Maggio e la Cima si uniscono. Permettetemi questo ricordo perché queste parole, proprio oggi in una giornata dedicata alle tradizioni, vorrei un po' dedicarle a Giovanni Battista Bronzini, che è stato uno dei più grandi studiosi a livello internazionale di tradizioni popolari nella seconda metà del Novecento. Ecco, dicevo, quando io ho cominciato negli anni 70, le tradizioni erano in una fase crepuscolare, cioè sembrava che stessero finendo. Perché? Perché stava finendo il momento in cui le tradizioni fungevano da pratiche sociali. Che cosa intendo dire che pratiche sociali? Le tradizioni esistevano fino agli anni della modernizzazione, fino agli anni dello sviluppo industriale, della deruralizzazione, dell'industrializzazione del nostro paese, dell'urbanizzazione, perché trovavano il loro orizzonte di senso nella esistenza, nella vita delle persone dentro le loro comunità. Cioè le tradizioni stavano nella vita vissuta di ciascuno. Non erano qualcosa che si proponeva di mettere in atto, faceva parte dei comportamenti di ogni giorno, del modo di rapportarsi nella vita quotidiana e ordinaria all'interno della propria comunità. Dunque esistevano non perché erano sottoposte a pratiche di conservazione, di valorizzazione, ma perché erano funzionali all'organizzazione della società tra gli individui e il loro contesto individuale. Una festa non era vissuta per gli altri, non aveva nulla a che fare con una dimensione di oggi che è quella del turismo, per esempio. Quindi la festa anche come uno spettacolo offerto agli altri e come una forma di autorappresentazione della comunità all'esterno. La festa era vissuta per dentro la comunità e per la comunità. Io ricordo la prima volta che sono stato ad Acettura che gli acetturesi vivevano la festa in devozione di San Giuliano e basta, non c'era nessuno. Cioè eravamo pochissimi quelli che venivamo da fuori, ma perché in passato tutto era così. Se esistevano i canti popolari, lo notava il grande Ernesto De Martino all'inizio degli anni 60, è perché, come diceva De Martino, io mi accorgo, anche se non capisco nulla di musica, che attraverso la musica e il canto i contadini comunicano tra di loro, riescono a trasmettere conoscenze, sensazioni, emozioni tra di loro. Noi dall'esterno non li capiamo, capiamo solo che è importante quel sistema di autocomunicazione interna che noi dobbiamo imparare. Quindi le tradizioni erano pratiche sociali
vivevano all'interno delle comunità. Poi però sono venuti gli anni 80 e gli anni 90, che sono stati gli anni in cui la cultura di massa ha avuto il sopravvento, in cui il processo di globalizzazione attraverso in particolare l'uso dei grandi mezzi di comunicazione di massa e le televisioni hanno imposto a tutti i loro modelli culturali. Per cui la cultura di massa è entrata nelle case di ciascuno, anche nei borghi più sperduti, più piccoli, proponendo dei modelli a cui inevitabilmente, soprattutto le generazioni più giovani, cercavano di uniformarsi. Allora bisognava dimenticare le tradizioni, come non bisognava parlare in dialetto. I maestri bacchettavano i bambini quando pronunciavano parole in dialetto. Quando io ho frequentato la scuola elementare, la scuola media, era così. Non bisognava parlare in dialetto perché bisognava imparare a parlare in italiano. Il dialetto e le tradizioni erano sinonimo di arretratezza, erano sinonimo di un passato che bisognava dimenticare, perché quel passato, soprattutto nell'Italia meridionale, che viveva ancora una condizione di precarietà economica, anche psicologica, di differenza rispetto alle regioni del centro-nord, le tradizioni popolari sembravano un freno alla modernizzazione. Bisognava invece guardare ai modelli transnazionali, ai modelli che venivano dagli Stati Uniti, che erano modelli del modo di vestire, erano modelli nuovi sul piano della espressività musicale, insomma tutto sembrava nuovo e le tradizioni popolari sembravano quasi scomparire. Io vi racconto un episodio riferito ad una festa del maggio che non è a Cettura, ha sempre avuto una vitalità continuativa straordinaria, però non tutte le feste del maggio sono state così. Io ricordo nel 1986 di essere, quindi pieno periodo dell'avvento della cultura di massa, di essere stato in un piccolo paese delle Dolomiti Lucane che si chiama Castelmezzano, che fa parte della rete, dove ad un certo punto io ci andai per la festa di maggio in occasione della festa di Sant'Antonio, era il mese di settembre, e ci andai e quando arrivai, era il giorno della festa, la domenica, il paese era pieno di gente, anche perché era pieno degli emigrati che erano ritornati per la festa patronale, si passeggiava e io l'albero non lo vedevo. Eppure l'albero doveva essere il centro della festa. Poi alla fine, girando, lo trovai per terra, vicino ad una buca che era stata preparata, all'estrema periferia del paese. E non riuscivo a capire, la gente era totalmente indifferente a quell'albero. Poi nel primo pomeriggio, mi ricordo, arrivò un autogru messa a disposizione da un'impresa edile con due operai che prese quest'albero, lo infilò nella buca e così quell'albero poi fu eretto e diventò, come dire, il centro della festa. Poi sarebbe diventato albero della cuccagna con la scalata, come tutto questo nell'indifferenza totale delle persone. Cioè questi due operai stavano lì a ripetere un atto, quasi una commissione che era stata loro detta, ma sembrava una cosa che non interessasse a nessuno, mentre tutti erano interessati ai fuochi pirotecnici, allo spettacolo serale del cantante nazionale di turno e così via. Beh, questo mi ha sempre colpito molto e lo ricordo questo episodio, proprio perché in quegli anni le tradizioni popolari sembravano proprio vinte dalla cultura di massa, sembravano non esserci più, eppure esistevano. La cultura di massa le utilizzava. Molti di noi ricorderanno le pubblicità che utilizzavano, per esempio, i motivi delle fiabe, e quindi la pubblicità ha utilizzato a man bassa, direi, le tradizioni popolari, però snaturandole, trasformandole. Non erano né pratiche sociali né altro, erano come dire, né utili per operazioni di marketing, per operazioni di tipo commerciale. E quindi si è corso il pericolo che effettivamente le tradizioni popolari morissero, e però così non è stato. Perché?
perché lo sviluppo sempre maggiore alla cultura di massa, della cultura di massa e della globalizzazione, e anche questo può apparire apparentemente paradossale, ad un certo punto proprio questo sviluppo ha favorito il riemergere delle tradizioni, perché la standardizzazione non solo dei costumi ma anche dei modelli culturali ha portato ad una riflessione profonda a livello di comunità locale, ad una sensazione di sradicamento che si avvertiva soprattutto quando si lasciava il proprio luogo di nascita e poi, come aveva detto De Martino con delle espressioni splendide, e però si sentiva di dover ritornare con la mente e con il cuore, perché il proprio luogo di nascita non lo si abbandona mai e ci si torna con la mente e con il cuore anche quando non ci si può tornare fisicamente con il corpo. Allora è lì che si è cominciato ad avvertire il bisogno di stare nel mondo contemporaneo, però, come dire, a partire da un punto di vista ben preciso. E qual era il punto di vista quel ben preciso? La capacità di sentirsi parte di una cultura condivisa differente dagli altri, che potesse però dialogare con la cultura degli altri. Quindi, come dire, il cosiddetto recupero delle tradizioni agli inizi degli anni 2000 soprattutto avveniva nel nome di questo bisogno di radicamento, che non era alternativo allo stare in un mondo più ampio, allo stare, anzi era funzionale allo stare in quel mondo. Mi avvio alla conclusione, poi vorrei dire qualche cosa sul vostro ruolo, ma lo farò in due battute, cioè sul ruolo di tutti coloro, dagli operatori delle reti alle proloco, a coloro che sono figuranti e che sono i protagonisti delle tradizioni oggi. Ma prima di passare a questo devo dire due cose. Ma come sono riemerse le tradizioni popolari? Beh, non più come quelle di un tempo, non più come quelle in passato. La festa di Accettura oggi nella sua struttura narrativa è sempre uguale a se stessa, ma è profondamente cambiata rispetto al passato, anche per una serie di significati che la modernità ha consentito di attribuire a questa festa. Cioè, oggi le tradizioni sono cambiate per una ragione fondamentale: non sono più delle pratiche sociali, ma sono riemerse come patrimoni culturali, e quindi si prestano non tanto a pratiche sociali quanto a pratiche di natura identitaria. Sono il segno di una identità locale che viene rivendicata come un elemento di forte appartenenza ad una comunità. È chiaro che c'è una funzione sociale anche in questo, però la funzione sociale è soprattutto quello di sentirsi parte di una identità, di una storia, di una cultura condivisa. Che cosa ha anche favorito questo processo? L'hanno favorito anche delle convenzioni transnazionali. In primo luogo la convenzione dell'UNESCO sulla valorizzazione e salvaguardia dei cosiddetti patrimoni immateriali, che altro non sono quelli che chiamiamo oggi patrimoni immateriali, altro non sono che le tradizioni popolari che un tempo erano pratiche sociali e che oggi sono diventati patrimoni, e che fu ratificata dal governo, dallo Stato italiano nel 2007. Ricordo che subito dopo la ratifica ci fu una grande manifestazione nazionale in cui da ogni paese, da ogni regione d'Italia arrivavano gruppi con le proprie tradizioni che sfilarono lungo i fori imperiali fino al Campidoglio, cioè al centro della nostra capitale della cultura nazionale. Quindi proprio per segnalare questa riesplosione delle tradizioni popolari, il fatto che la cultura, la ricchezza della cultura italiana, della cultura nazionale, poggiasse
sulla varietà delle culture locali, sulla capacità delle tradizioni di rappresentare le singole culture locali. Ma c'è un'altra convenzione importante, meno forse conosciuta di quella dell'UNESCO, ma forse anche più avanzata di quella dell'UNESCO, è che la convenzione che fu approvata a Faro in Portogallo nel 2005 dal Consiglio d'Europa, dai 25 paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa, ed è una convenzione sul valore del patrimonio culturale per le comunità locali e per le comunità nazionali, che spostava l'attenzione dal patrimonio inteso come qualche cosa che in un momento storico, in ogni presente, una comunità decide di assumere come propria e di trasmettere alle generazioni future, lo passava alle cosiddette comunità di pratica, come vengono chiamate, o comunità di eredità, cioè a quei gruppi, e qui mi avvicino alla conclusione sul ruolo, a quei gruppi che si assumono l'onere di essere depositari di questo patrimonio e di operare su questo patrimonio perché possa essere trasmesso alle generazioni successive. Ecco, questo ruolo di mediazione culturale oggi è fondamentale perché le tradizioni possano rivivere sempre in forme nuove. E sono le comunità di pratica, tra parentesi, la convenzione di Faro è stata il mese scorso approvata in Senato, siamo un po' in ritardo sulla ratifica in Italia, è attualmente in Commissione Cultura alla Camera, poi per la ratifica definitiva, quindi fra poco sarà operativa anche in Italia. E dicevo, quindi il ruolo degli operatori, sia organizzatori di cultura che protagonisti della cultura, no? Dai gruppi storici ai gruppi dei cortei carnevaleschi ai gruppi folcloristici, si diceva prima che stamattina ci si è svegliati in piazza Matera con il gruppo di con le zampogne e gli organetti di Terranova di Pollino, no? Altra grande tradizione lucana. Ebbene, tutti questi gruppi costituiscono delle comunità di eredità, cioè coloro che fanno propria l'eredità ricevuta dalle generazioni precedenti, che riadattano la loro eredità. L'avvocato Stasi sa che quando si parla di destagionalizzazione dei carnevali, si stanno manipolando i carnevali, non li si stanno più vivendo come li si vivevano fino agli anni 70 e come li descriveva Rocco Scotellaro a proposito di Tricarico nel 1950, no? Sono qualche cosa di completamente diverso, ma che sono funzionali alle comunità del presente. Ecco, allora concludo dicendo che nessuno deve pensare di occuparsi oggi di tradizioni e di folklore come qualche cosa che appartiene al passato e rispetto al quale noi abbiamo il dovere di una conservazione. La Convenzione di Faro attribuisce alle comunità locali una responsabilità molto forte, che non è soltanto quella di ricezione dell'eredità, ma è anche quella di scelta delle tradizioni che devono essere trasmesse, per cui ogni città sceglie la propria tradizione che la connota e a Cettura sarà sempre per sua scelta la città del Maggio, come Tricarico sarà la città del Carnevale e Terranova la città della Surdulina, della Zampogna, no? E così via. Ogni comunità sceglie la propria eredità, ma soprattutto, e qui chiudo queste mie note, queste mie riflessioni, soprattutto ogni comunità non delega agli altri la salvaguardia delle proprie tradizioni, non le delega alle sovrintendenze, non le delega ai poli museali, non le delega al Ministero dei Beni Culturali, ma le avoca a sé. Salvaguardia non significa semplicemente tutela, salvaguardia significa far rivivere le tradizioni. Un altro grande studioso di tradizioni popolari della seconda metà dell'Ottocento, grande antropologo italiano che si chiamava Alberto Cirese, scriveva che le tradizioni popolari e i patrimoni materiali sarebbe meglio per essi usare l'aggettivo di volatile perché nel momento in cui sono
vissute poi scompaiono. E perché rivivano da capo, perché possano nuovamente esistere, le devi rifare. E quando le rifai, non le rifai mai uguali a se stesse, perché di anno in anno cambiano a volte anche i protagonisti. Basta che cambi una persona che incida nell'organizzazione della festa, che la festa di quell'anno è diversa da quella dell'anno precedente, pur mantenendo una forte continuità con il passato. Per cui salvaguardare una tradizione significa avere la capacità di rielaborarla, di manipolarla, di riviverla, di trasmetterla complessivamente. Questa è una responsabilità di tutti coloro che operano nel campo delle tradizioni. Chiudo così, ripeto, non pensate che le tradizioni appartengano al passato, le tradizioni appartengono al presente, siamo noi che le costruiamo nel presente, siamo noi. Gérard Lanclou, che vi citavo prima, insieme ad altri francesi, quando parlavano già negli anni 70 del Novecento di tradizioni, parlavano di un processo di retroproiezione, cioè cosa facciamo noi in realtà? La nostra tradizione la proiettiamo nel passato, quindi cerchiamo di attribuirla al passato pur sapendo che non è la stessa. E allora chiudo in questo modo: tra presente e passato, quando parliamo di tradizione popolare, di folklore, non c'è un rapporto di corrispondenza stretta, non c'è un rapporto di identificazione totale fino ai dettagli, c'è però un rapporto di fortissima coerenza, ed è questa coerenza che consente alle generazioni di stare insieme tra di loro e di far volta a volta vivere, non rivivere, ma vivere le tradizioni e proiettarle nel futuro. Grazie. Una lezione universitaria.